Andiamo qua. Allora, buongiorno a tutti, vieni più qua, vieni verso di me. Stiamo, come dire, iniziando questo seminario che vuole raccontare come sono cambiati i modi di mangiare di noi italiani con l'avvento dei migranti, quali sono le ibridazioni che abbiamo avuto in questi anni, quali le contaminazioni, e ogni volta lo faremo e noi vogliamo fare un racconto, è una chiacchiera che facciamo nella mia cucina, qui dove siamo, chiacchieriamo di volta in volta con delle donne perché abbiamo un'attenzione all'ottica, diciamo, di genere, quindi ogni volta parleremo con delle donne migranti di vari paesi, oggi abbiamo l'Azerbaigian, e poi con un italiano o un'italiana che in qualche modo siano sensibili a questi temi. Come dicevo, volevo fare un breve cappellino, diciamo così, in cui volevo portare all'attenzione del fatto che noi abbiamo sempre in qualche maniera pensato, soprattutto noi italiani, che la nostra cucina sia una cucina, ci si vanta sempre la cucina italiana, la cucina tipica italiana, però la cucina italiana non è altro che il frutto di tante contaminazioni. Sin dall'inizio, diciamo, dei secoli, noi abbiamo avuto tantissime diverse culture, siamo stati conquistati dagli arabi, dagli spagnoli, dai francesi, dagli austriaci, ognuno di loro ha portato degli ingredienti, ha portato degli usi, delle contaminazioni, alla nostra cucina è il risultato di tutte queste contaminazioni. Poi alla fine farò anche un esempio di un piatto che noi riteniamo italianissimo e che invece poi risulta appunto un piatto di diverse contaminazioni. Ma iniziamo oggi invece a parlare con la nostra signora dell'Azerbaigian. Vorremmo che tu dicessi... Ok, scusate, devo ammettere, perdonatemi, ma noi siamo abbastanza nuovi, diciamo, di Zoom, quindi scusate se ci saranno delle possibili difficoltà, ma insomma cercheremo di affrontarle. E quello che... Allora, parliamo con la nostra... Dici... Come ti chiami, da dove vieni e quanti anni hai? Io sono di Lugo, vengo dall'Azerbaigian, ho 33 anni. Quando sei arrivata qui in Italia? 2018. Quindi 2 anni fa. E sei arrivata e tu che cosa facevi prima nel tuo paese? Qual era il tuo lavoro? Io nel mio paese non lavoravo. Ah, ecco, sei una è un po' difficile allora. Però facevo a casa. Cucinavi a casa. Ah, sì. E poi facevi catering, sì, praticamente. Sì, certo. Cioè andavi a fare, a cucinavi per altre persone. Sì. Senti, ma e tu poi sei venuta in Italia con tuo marito? No. No. C'è marito. Non c'è marito, con i tuoi 3 bambini, sì, sì. Che nel frattempo saranno cresciuti, quanti, sì, anni hanno? Una 15 anni, ah, 10 anni e 8 anni. 8 anni, benissimo. Senti, ma tu dici che tu cucinavi a casa, quindi hai una tradizione, diciamo, di famiglia. Chi ti ha insegnato a cucinare? Mio padre è chef. Ah, ecco, sì. Ma è chef perché aveva un ristorante? Sì, sì. Ah, avevo il ristorante, quindi un uomo ti ha insegnato. Sì, sì. Di solito queste cose si trasmettono, sì, da madre in figlia, invece da te è stato da padre in figlia. E quindi tu hai sempre avuto questa passione. A casa tua si cucinava? Sì, sì, sì. Ma a casa tua chi cucinava? Tuo papà o tua mamma? Mia madre. Tua mamma. E tua mamma, la cucina di tua mamma era in qualche modo diversa da quella di tuo papà? Sì, cioè facevano delle cose... Sì, perché mio padre faceva piatti in tutto il mondo. Ecco, piatti in tutto il mondo. Sì. E, mentre tua mamma aveva più la tradizione. Sì, sì.
Allora, tu mi raccontavi però che tu fai parte di un'etnia particolare, quale dici? Questa etnia si chiama Talish. Talish. Ed è che tipo c'è? Da dove viene? Da dove... Questa... No, una parte vive in Iran. Ah, ecco. Un po' parte. Quindi da parte persiana, sì, diciamo, sì, sì. Iraniana. E anche lingua è diversa. Lingua anche persiana. È una lingua particolare. Anche mio nome è un nome particolare. Ah sì? Sì, ecco, sì, sì. E anche immagino una cucina particolare. Ecco, una cucina più famosa in Azerbaijan è la nostra cucina. La più famosa. Sì, dopo... E che raccontami un po' di che cosa è fatta questa cucina? Quali sono gli ingredienti? Diciamo più forte, c'è un pollo dentro, c'è... Carne? No, con verdure, cipolle, molte, ho visto. E noce, con noce, noi usiamo e noce. Molta, infatti, sì. Il piatto che faremo oggi c'ha molta frutta secca. Sì, 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 vediamo un attimo, come si chiama questo piatto? È govruma. 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 Allora, la govruma ha albicocche secche, sì. Datteri, quindi una cosa molto araba comunque. Sì, sì. Ha uvetta, pugne secche, castagne, un sacco di cipolle, sì, e la curcuma e la carne, bocconcini. Sì. Però qui noi abbiamo un piattino con dello zafferano. Sì. Perché? Perché lo zafferano, che cos'è per te? Cosa... Zafferano diciamo, un ingrediente per me. Quando diciamo, sento l'odore di zafferano, parto dall'Azerbaijan. E vai in Azerbaijan. Perché mia madre cucinava per me quando ero bambina. Quando eri bambina, dei piatti, che cosa? Il riso? Sì, sì. Il riso. Infatti, il riso con lo zafferano. Sì, sì. Beh, lo zafferano è anche per noi, diciamo, è una spezia importante, è una spezia che, come dire, usiamo parecchio in cucina. Abbiamo due DOP legate allo zafferano dell'Aquila e lo zafferano di Sardegna. Sono prodotti di qualità italiani ed è importante proteggerli e preservare anche le tecniche agricole tradizionali che sono basate proprio su una cultura di tipo familiare. Io mi ricordo, per esempio, che anni fa feci per il Gambero Rosso un servizio dovendo andare a seguire la raccolta dello zafferano a Navelli, vicino all'Aquila, e mi ricordo, tra l'altro, era una cosa meravigliosa perché c'erano questi campi viola e arancioni, ed è un lavoro pazzesco perché è un lavoro che viene fatto a mano praticamente, cioè viene i pistilli vengono raccolti, il polline viene raccolto a mano, quindi è un lavoro perché poi uno si chiede per quale motivo costi tanto lo zafferano. Sì, sì. Un motivo c'è, perché c'è un lavoro grosso da fare. E, quindi, poi ci sono zafferani, ecco appunto del tuo paese, c'è lo zafferano spagnolo, cioè insomma vengono da varie parti. Io mi ricordo, io ho vissuto molti anni negli Stati Uniti e il mio zafferano quando andavo a comprarlo lo vendevano sottoteca praticamente e costava... parecchio anche, tanto che avevo pensato di diventare una pusher di zafferano e di risolvere così il mio futuro, anche perché quelli che assaggiavo molto spesso non avevano tanto sapore, quindi pensavo di portare quello italiano. Però adesso cominciamo a preparare, noi abbiamo messo sul fuoco già la carne, sì. Adesso che cosa bisogna fare? Aggiungere? Soffriggere cipolle. Soffriggere le cipolle a parte, in sì, una sì. Padella a parte, e sì. se mi dai la padella, noi così mettiamo... Ho tagliato la cipolla così. La cipolla è tagliata, mamma mia, è una cosa... Aspetta, vieni qua, ecco l'olio, ci vuole olio? Sì, 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 olio. Ok, allora aspetta che ti diamo l'olio, eccolo qua, tieni, eccolo qui, e poi la cipolla. Adesso la cipolla immagino che bisogna farla appassire un sì, po', sì. No? Sì, dopo mettiamo curcuma.
Dopo mettiamo la curcuma che sta qua. Quando è pronto. Ok. E poi invece tutta questa frutta secca viene aggiunta alla carne? Sì, sì. Ok. Però prima sì. Dobbiamo soffrire tutti i frutti secchi insieme con curcuma. Ok, in un'altra padella perciò. Sì, 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 sì. Quindi allora facciamo prima questo che mettiamo a soffriggere, ecco. E poi dopo penseremo agli altri ingredienti. Intanto, quando tu sei, cioè gli italiani quando sono migrati, diciamo, negli altri paesi, è pieno di immagini, anche di filmati, di donne che oltre ai loro pochi vestiti portavano i sapori del loro paese. Delle barattoli di pomodoro, neolive, è pieno di racconti dei migranti. Perché? Perché quel cibo per loro era la loro identità, in qualche maniera. A te è successa la stessa cosa? Ti sei portata qualcosa da casa? Sì, io quando ero arrivata in Italia ho portato un barattolo, diciamo, con zafferano. Ah, ecco. Che fa la nostra città. Pianta la nostra città. Ah, ecco, che viene proprio dal tuo... Sì. Poi è sumac. Sumac, che è un'altra spezia, un po' di limone, come che sa di limone. È rosso. È rosso, sì. E questa spezia usiamo il nostro etnico. Sì, credo che lo usino anche in Libano, per fare una spezia che viene usata lì. Ne parleremo poi in futuro in un altro dei nostri incontri. Senti, volevo sapere una cosa. Tu vivevi in campagna o vivevi in città? Campagna. In campagna. Quindi io volevo sapere, in campagna avevi un orto, per esempio, coltivavi? Sì, sì, mia madre sì. Ecco, tua madre era che coltivava, non tuo padre, tua madre. Anche mio padre, perché mio padre lavora. Sì. Tuo padre lavorava e tua madre... Quindi diciamo che comunque quella che si occupava, diciamo così, del cibo e dell'alimentazione familiare era tua mamma. Sì, sì. Va bene? E tua mamma ti ha passato delle ricette, tu hai delle ricette che ti fanno pensare a tua mamma, che erano quelle che ti faceva sempre? Il riso. Sì. Riso come? Diciamo riso con goburma, con un'altra cosa. Però io penso come fa mia madre non lo fa nessuno è il più buono di tutti, sì. Diciamo, senti, ma volevo sapere una cosa, scusate perché qui ecco, ogni tanto entra della gente, li facciamo entrare. Volevo sapere una cosa, la tua mamma è stata in Azerbaigian o è venuta qua? No, mia madre è in Azerbaigian, però mio padre sempre lavora in Mosca. A Mosca? Perché tu prima sei stata a Mosca, giusto? Sì, sì. Quindi il tuo passaggio per arrivare in Italia è stato, scusate, un altro... È stato, prima sei andata a Mosca e hai vissuto a Mosca per un periodo di tempo? Quando ero bambina. Ah, da bambina. Ah. Quando ho 18 anni sposata e tornata in Azerbaijan. Ah, e quindi e tua mamma invece stava in Azerbaijan? Già 6 anni in Azerbaijan. Ah, ecco. E poi è venuta anche lei a Mosca? Sì, sì. Ah, ho capito. E senti, quali erano i prodotti che coltivavi di più? Quali erano le verdure tipiche del tuo paese che coltivavi, insomma, patate, diciamo pomodoro, tutti. La nostra diciamo terra più bene. Sì, sì, è ricca. Sì, sì. Bene, senti una cosa, un'altra cosa che mi incuriosisce, diciamo, è invece capire se ci sono, per esempio, noi in Italia abbiamo dei cibi particolari che sono legati a delle feste, oppure a delle cerimonie religiose, per esempio, nei matrimoni, oppure ai battesimi, oppure... Volevo sapere se voi avete delle tradizioni di questo genere. Diciamo per feste, per matrimonio, in Azerbaijan fanno... Che cos'è? Shaklop come stessa kovurma dentro, sì. Carne, con riso basmati, sì. Con pasta fila a mano, solo a mano. Ah, riempito perciò. Sì, sì.
tutti mettere insieme sì. dentro il forno. Certo, di che specie di fagottini, diciamo, sì, sì. no? Una specie di pizze. Ascolta, vedo che comunque mi pare di capire che la cucina dell'Azerbaigian in generale usi molto la carne. Sì, sì, carne. Carne sia di manzo, ma anche di agnello. Sì, agnello. Maiale no, perché immagino sì, che sì, sì. ci sia. La cucina non c'è. No, ecco. Va bene, e invece mi dicevi... sempre ogni tanto entra qualcuno, scusateci, ma noi ecco, volevo dire adesso però mi sono persa il filo del mi dicevi prima, ecco, che invece c'erano dei cibi particolari che facevate nei funerali, sì, sì. ma perché i funerali, questa era una cosa che si usava anche da noi e comunque si usava molto al sud, sì. adesso si è un po', oddio, al sud ancora ci sono questi grandi pranzi, addirittura io mi ricordo che sono stata una volta a cucinare in Marocco e in Marocco è durata 3 giorni, cioè si mangiava erano 40 giorni. Addirittura, mamma mia, e non si fa che mangiare per 40 giorni. Dentro 40 giorni e ogni giovedì fanno un dolce per ricordare il morto. È morto, e questo è un dolce con farina, burro e anche un po' zafferano e zucchero. E questo dolce lo potete fare anche... Non posso fare. Perché? Perché penso, no, quando diciamo io voglio fare, già allora dico non posso fare perché porta sfortuna. Sì, porta un piatto per ricordare morte. Ah, certo, non è per i vivi, è un piatto per i morti, diciamo. Ecco, chissà, da noi, sì, da noi c'erano anche dei cibi. Ci sono dei cibi che ricordano anche legati, per esempio, perché noi abbiamo invece il 2 di novembre la festa dei morti, no? E ci sono dei cibi a seconda delle regioni, io penso alla Sicilia, per esempio, ci sono le fave dei morti, le ossa dei morti, sono dei dolci fatti a forma di osso proprio dei morti. Quindi, voglio dire, ci sono tante... Allora, poi, per esempio, sono curiosa di sapere, formaggi ce ne sono? Sì, sì. Sì, perché immagino che ci sia molto latte, no? Sì, e sì. Quindi fate, che tipo di formaggi? In Italia è più un formaggio di, diciamo, pecora. Come, sì, come fetta. Ah, ecco, sì, di pecora, di capra, ho capito. Ma poi ci cucinate anche? O mangiate solo come formaggi? No, come formaggi. Come formaggi. Non... senti una cosa, raccontami un attimo come si svolgeva una giornata tipo nel tuo paese. Cioè tu ti alzavi, facevi la colazione. Sì. E qual era la colazione? Colazione nostra, un tè, un bicchiere tè, con formaggio, fetta. Ah, ecco. E sempre uova. Uova, sì. Un po' americana, sì. Diciamo. Diciamo marmellata. Marmellata. Mele. Ah, frutta. Molto sana. No, frutta, mela. Mela è una frutta. Mele. No, miele. Sì. Senti, immagino che arrivando qua in Italia la colazione è un po' diversa, quindi è vero che i nostri modi di mangiare sono cambiati con l'arrivo dei migranti, e questa è una cosa molto bella che abbiamo, diciamo, preso dei cibi, delle abitudini di altre culture, però è vero forse che anche tu hai cambiato i tuoi modi di mangiare. Io ho cambiato, però ogni domenica faccio il nostro, diciamo, ogni domenica fai il pranzo dell'Azerbaigian con i miei figli. Certo, stupendo. Per ricordare. E tu hai anche figlie femmine? Sì, due femmine. Due femmine, quindi hai passato alle figlie femmine, ma anche il maschio cucina? Sì, mio figlio sta cucinando bene. Ah, ecco, vedi. Allora, volevo sapere... Scusate un attimo, c'è un problema, diciamolo. Visualizza qua. Ecco, allora metto due persone, scusatemi, ecco.
poi diventeremo più bravi, però insomma non vi formalizzate, diciamo. Allora saluto tutti quelli che ci vedono, comunque faccio un saluto a tutti, sono contenta di avervi e di avervi in tanti, quindi mi fa molto piacere. Allora ascolta, diciamo, per cui diciamo che la colazione cappuccino e cornetto sia stata un po' una novità per te, no? Forse all'inizio eri anche un po' sorpresa, no? Sì, prima volta quando diciamo la colazione voglio fare, avevo portato diciamo caffè, cappuccino e cornetto, biscotti. Io dici, dov'è la colazione? Io aspettavo formaggio. Lo so. E poi a pranzo mangiavate sempre tutti insieme in famiglia? Sì, sì, sì. Ecco, questa purtroppo invece è un'abitudine che da noi si è persa, perché col fatto, per carità, che le donne lavorano, per cui stanno fuori casa oramai. Una volta, io mi ricordo anche quando ero bambina, io, cioè un po' di anni fa oramai, sì, ma insomma comunque non te, ma per tutti gli anni 50 e anche buona parte direi fino alla fine degli anni 60 si tornava a pranzo a casa, si faceva, anche mio padre che lavorava tornava a pranzo a casa, si mangiava tutti insieme e poi la sera si cenava di nuovo tutti insieme. Mio padre faceva, lavorava in ristorante, tornava a casa per fare pranzo a casa, ecco, perché effettivamente purtroppo non si può più fare, ma è importante. E tu adesso qua in Italia dove mangi a pranzo? Come mangi? Sei a casa? Sei fuori? Perché tu lavori adesso. Lavoro in un ristorante. Poi dopo parleremo con Pasquale, che è invece la tua, diciamo, controfigura italiana, che è, ecco qua, Pasquale, avete visto, e poi ci parleremo, che ha fatto un progetto molto bello, in cui appunto, perché diciamo che è una maniera più facile anche di fare integrazione. Io volevo sapere, tu hai avuto dei problemi con gli italiani? No, almeno male, va. È stato abbastanza, ti sei trovata accettata? Ti sei trovata... Io prima dell'Italia stavo in tanti paesi. Sì. In Norvegia, in Belgio. Italia, diciamo... fatto, diciamo, per lavorare prima volta in mia vita, lavorare una fuori, fare tante attività, è Italia. Ah sì, eh? Sì. Quindi per la prima volta ti hanno dato questa possibilità. Sì, sì, per questo io, diciamo, amo in Italia. Beh, guarda, ogni tanto mi fa piacere sentire. Perché, diciamo, la nostra cultura di mia madre, sempre a casa e diciamo per fare tante cose, io non sapevo, io sa fare queste cose. Certo. Italia ha imparato a me fare. Hai imparato, ti ha dato fiducia in te stessa, hai capito che potevi fare delle cose. Bene, qui intanto abbiamo stufato la cipolla, ecco, perfetto. Adesso che ci dobbiamo aggiungere a questa cipolla? La curcuma, metticela dentro pure. Quanta ne vuoi? Tanta? Vai, che tanto questa esce poi. Sì, sì, sì. A me piace perché diventa bello rosso il piatto. Sì. Ecco, un mestolo che sta là sopra, un cucchiaio, ecco, perfetto. Che così la giriamo, tieni. Uh-huh. E adesso che cosa facciamo? Vieni più vicino a me, ecco. Okay. Anche con questo, ecco qua. Già, diciamo, cipolla con curcuma. Sì, hanno fatto già, esatto. E sotto, diciamo, padella. Sì. Qua. Adesso ci mettiamo la carne, giusto? Sì, mettiamo carne. Quindi questo è una specie di stufato, uno spezzatino. Sì. Ok. Questa la metti... Questo lo mettiamo qua? Sì. Facciamo così, guarda, ti aiuto. Metti questo dentro. Allora aspetta che prendiamo un mestolo che è meglio. Ecco, tieni. Ok. Ecco.
carne sempre con un po' con brodo. Con un po' di brodo, sì. Sì, perché serve dopo. Quindi un piatto, questo è un piatto che mangiate sempre? O un piatto per occasioni speciali? È speciale, feste, compleanno. Ah, ecco, è un piatto particolare. Sì. Ma è il piatto che a te, è un piatto tuo? Cioè il piatto che a te piace di più? Sì, sì. Sì, eh? Ecco, per quello fare. Perché è frutta secca. Perché ti piace la frutta secca. C'è tanta frutta secca, sì, sì. In cucina azerbaigiana anche noi c'è una cultura, diciamo, per prendere tè. Sì, con la frutta secca. Con frutta secca, noi usiamo sempre il zucchero. Sì, sì, sì. Beh, quello sono molto, molte cose in comune con il mondo arabo, diciamo. Allora, adesso... Adesso mettiamo... Mettiamo le castagne. Castagne, ti aiuto. Sì, mettiamo. Che questa è la cosa noiosa, è cuocerle e sbucciarle, sì, sì, mamma sì, mia. Sì. Infatti l'abbiamo fatto in anticipo. Ecco qua. Okay. E questa ce la mangiamo noi. Sì. Poi ci devi mettere le altre. Un'altra. Uvetta. Uvetta. Quindi è un po' un piatto agrodolce. Sì, sì. Diciamo, un po' dolce e un po' salato. Non vedi dolce troppo perché mettiamo prugna. Prugna non dolce tanto. Ah, ti dirò. Queste sono più aspre. Sì. Poi ci sono le albicocche secche. Albicocche secche. E alla fine, no, i datteri, che questa è una cosa molto... Datteri. I datteri che tu gli hai dato i noccioli prima, sì, sì, no? Sì, sì, sì. Con questo no. Sì. Mi fa fastidio. Anche questo è un po' noioso. E poi le prugne. I prugne. Mi sembra un piatto bellissimo. Poi lo si copre, sì, e lo si fa cucinare. Sì, 20 minuti è pronto. 20 minuti ed è pronto, bene. Sempre accompagnato. Ci dispiace che voi, sì, ahimè, non potrete mangiarlo, però che dire, ve lo racconteremo noi. Poi quando finalmente ci si potrà rincontrare di nuovo veramente, faremo magari una cena, un pranzo qua e verrai a cucinare. Aspettate che c'è qualcun altro che vuole entrare. Ecco. Questo è sempre campagna con riso basmati. Ah, ecco. Vabbè, noi oggi lo mangeremo senza riso basmati. Però bisognerà metterci un po' di sale, no? Io ho messo dentro il sale. Ah, l'hai messo dentro? Anche carne, anche... Ah, ecco, perfetto, 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 perfetto. Non avevo visto. Un po' brodo. Ultimo... diciamo zafferano. Ah, lo zafferano! Beh, lei non può farne a meno, giustamente. Facciamo così. Ecco. Zafferano. Perfetto. Eccoci qua. Okay. E ancora un po'. No, basta. Se basta. E mettiamo a cuocere. Li mettiamo a cuocere. Ecco. E c'è lì il coperchio. Coperto, no? Sì, sì, sì. Immagino. Ecco, perfetto. Io vieni, vado, siediti. Ah, certo. Vai, vai, vai. Allora, intanto io magari parlo un attimo con Pasquale. Allora, Pasquale, intanto raccontaci chi sei, che cosa fai. Sì, chiamo Pasquale, diciamo, mi occupo di ristorazione da 30 anni, ho aperto un ristorante di cucina messicana 30 anni fa a Roma, perché sono profondo conoscitore della cucina messicana. Ma perché hai vissuto in Messico? Sono stato molte volte in Messico. Buona, tra l'altro, la sì, ottima la cucina messicana. Preserviamo ancora le tradizioni della cucina messicana e quindi non la Tex-Mex. Diciamo. No, quindi una cucina messicana. Quindi non confondiamo. Quindi la mia esperienza, diciamo, nasce in quest'ambito. Okay. E 3 anni fa, diciamo... Vedendo un po' tutti questi elementi negativi che giravano intorno al mondo dei migranti, delle migrazioni, ho pensato di allargare il mio locale, di prendere un altro locale e di ospitare attraverso la collaborazione di molti centri di accoglienza, Sant'Egidio, Centro Astalli, la Caritas,
di ospitare tutti quei profughi che avessero avuto importanti esperienze nei relativi paesi, e in particolare persone che avevano proprio ristoranti, perché cercavamo comunque diciamo di persone che potessero offrire una qualità medio alta della cucina. Questo quanti anni fa? 3 anni fa è partito il progetto. In questi 3 anni, dove abbiamo avuto tantissime collaborazioni, abbiamo rilasciato più di 200 CUD in 3 anni per tutte le collaborazioni che abbiamo avuto. Piano piano abbiamo voluto diciamo sintetizzare, perché le aspettative dei ragazzi non erano quelle di fare solo e soltanto serate, ma c'erano grandi aspettative di lavoro, perché certo, chiaramente il progetto di inclusione è un po' quello, passa attraverso il lavoro. Chiaramente, non avendo le caratteristiche di una onlus o di una fondazione, impostare un'inclusione sul lavoro a livello economico è piuttosto complesso. E quindi lentamente abbiamo fatto un lavoro su tutti i ragazzi, e abbiamo quindi hanno fatto come degli stage, abbiamo fatto una formazione all'interno, abbiamo cercato anche di capire chi potesse essere comunque in grado di mantenere un alto livello di competitività nella nostra economia, perché questa a Roma siamo strapieni di ristoranti, se mandiamo le persone allo sbaraglio dopo 6 mesi chiudono. Quindi abbiamo oggi, dopo 3 anni, abbiamo fatto un lavoro, abbiamo un gruppo di circa 20 ragazzi dove una parte si occupa della gestione del ristorante, quindi del menù alla carta del ristorante, e una parte cucina. E una parte si occupa dei catering esterni, soprattutto ragazze madri che la sera non possono essere impiegate nella cena serale, ma durante il giorno possono partecipare ai catering. Oggi in questo momento chiaramente sono le persone che soffrono di più, perché con il Covid c'è il divieto di congressi, di mostre, conferenze, quindi siamo un po' indietro. Senti, scusami, ti faccio una domanda, ma queste persone, queste donne, questi uomini che cucinano, fanno solo cucina dei loro paesi o hanno anche imparato cucina italiana? No, assolutamente no. La peculiarità del progetto è quella di proporre la cucina del loro paese, quindi noi facciamo fare quello che per tanti anni hanno fatto. E Gustamundo, il nostro ristorante, ha come obiettivo quello di preservare le loro tradizioni. Molto spesso i ragazzi stessi vorrebbero cambiare la ricetta per renderla abbordabile agli italiani, e io rifiuto categoricamente. Sei dura e puro, sono dura e puro. I piatti devono essere fatti come nel loro paese. E oggi, diciamo, la nostra... Ed è possibile, scusami, trovate tutto, gli ingredienti, realizziamo piatti dove siamo sicuri di poter trovare gli ingredienti al 100%, abbiamo un mercato molto florido. Devo ammettere di nuovo qualcuno. Abbiamo un mercato molto florido a Piazza Vittorio, per cui riusciamo a trovare diciamo gli ingredienti giusti per realizzare i piatti. Diciamo che l'idea ormai che si sta consolidando è quella di un unico ristorante multietnico, quindi la proposta gastronomica multietnica, dove si può mangiare dal siriano al palestinese, all'iracheno, all'afghano. Questo è un nuovo sviluppo. Senti, ma volevo sapere, secondo te, perché è uno dei modi, diciamo, principi, la tavola, è uno veramente dei fattori che possono portare integrazione, che possono fare integrazione? Ma innanzitutto, per chi ama il gusto e la curiosità, è quella di assaporare spezie e sapori che nella nostra tradizione non c'è. Quindi o male o bene, quando vai ad assaporare un piatto con delle spezie a te sconosciute, resti comunque impressionato. Grazie a Dio, per fortuna, diciamo, la stragrande maggioranza di persone che vengono da noi restano piacevolmente stupiti di questi nuovi gusti, e quindi sono molto curiosi nel conoscere quali spezie. Secondo te gli italiani sono curiosi rispetto ai cibi, diciamo, alle usanze di altri paesi? Perché insomma, gli italiani sono quelli che quando vanno in viaggio si portano la forma di parmigiano, un pacco di pasta. Sicuramente la nostra tradizione è una tradizione importante. E oggi, però, proprio per tutta questa presenza di migranti e queste aperture di locali etnici, le persone, soprattutto una fascia adulta, comincia a incuriosirsi alla
Guarda, di là ci stanno, scusate, sì, ci stanno facendo delle foto. Cominciano ad essere curiosi e ad avvicinarsi alla cucina. Mm. Tant'è che noi lo scorso anno abbiamo fatto, ad esempio, siamo stati chiamati per un matrimonio e hanno scelto il catering del multietnico e abbiamo fatto una varietà di 12 piatti di nazionalità diverse. E anche quest'anno. Ma e secondo te, scusami, per tornare proprio al fattore integrazione e anche tolleranza, diciamo, no? Perché in un momento come questo, cioè, qual è, come dire, la forza della tavola nei confronti dei migranti e della possibilità di fare integrazione? Io penso io, ma questo, che ci siano due modi, no, per... cioè, perché poi spesso le persone arrivano qui non parlano italiano, quindi diciamo che la cucina e la musica sono forse i due modi più immediati per riuscire a fare integrazione, no? Certo, certo. Ma diciamo, non c'è bisogno di cucinare, non ha bisogno di parole. No, non ha bisogno di parole. Poi nel nostro caso, chiaramente, diciamo che siamo un ristorante, quindi un'impresa commerciale, e a parte di proporre sapori molto interessanti, l'inclusione vuole essere dimostrata con un percorso che questi ragazzi fanno sin dall'inizio per imparare la lingua italiana, certo, e successivamente fare tutti quei corsi, vedi HCCP, vedi la 626, vedi i corsi della Camera di Commercio, per cercare di riaffrontare la vita, la loro vita che hanno fatto nel loro paese, in un paese nuovo come l'Italia, dove le leggi sono completamente diverse. Sì. Quindi alle prese con contratti di lavoro diversi dai loro contratti, normative di igiene diverse. Quindi al di là della cucina, che comunque è un elemento molto importante per il gusto e per parlare di un qualcosa, il nostro progetto di inclusione, in particolare che passa attraverso un ristorante, vuole dimostrare che un'inclusione nella legalità è perfettamente contemplato, purché ci sia da parte dei ragazzi la volontà di conoscere le nostre regole, cioè, e di studiare e prepararsi per diventare un ristorante alla stregua di tutti gli altri ristoranti. Certo. Io quello che dico sempre anche ai clienti, noi non vogliamo che voi venite a cena qui perché ci sono i migranti, voglio che venite a cena qui perché si mangia bene. Bene. Poi il progetto che ci è dato di inclusione può essere un valore aggiunto, ma voi dovete scegliere noi come ristorante perché per la qualità bene della cucina. Certo, mi sembra giusto. Senti, torniamo, il nostro piatto sta andando, poi anche un piatto comodo perché, voglio dire, va da solo, non c'è bisogno di stare troppo addosso, come un bambino sui 5-6 anni che non bisogna stargli, può andarsene in giro per conto suo. Ancora un'altra persona, scusa, ammetto, ecco. Dunque, tornando alle tue, cioè diciamo al tuo impatto con l'Italia e con gli italiani, come è cambiato il tuo modo di mangiare? Che cos'è che hai preso dalla cucina italiana? Ci sono dei piatti della cucina italiana che prepari e quali ti piacciono di più? Diciamo minestra. No? La minestra. La minestra, che vuol dire la pasta? No, o le minestre? Le zuppe? Guarda, questa sì che è una cosa abbastanza. Anche, diciamo, in cucina italiana per fare zuppo, diciamo, soffritte, fanno, diciamo, sedano. Sì. Per la nostra cucina noi usiamo, per me è nuovo. È nuovo? Vedi? È buono il sedano, sì. Quindi ci sono degli ingredienti, quindi ti piacciono le zuppe. Cosa fai? I minestroni, quelli di tutte le verdure? Tutte le verdure. Bene. Senti, volevo sapere una cosa. Quando tu eri bambina, io ho dei ricordi, per esempio, d'infanzia, molti legati al cibo, perché spesso l'infanzia è legata a dei sapori o dei profumi particolari. Io ho, per esempio, il ricordo di quando ero malata, che mia mamma, ogni volta, noi eravamo 5 figli, ogni volta che ero malata ci preparava, e che avevamo la febbre, ci faceva il pesciolino bollito, di solito era o il merluzzetto, vabbè, un pesce di qua del Mediterraneo, un masogno, ma con un po' d'olio e limone. Per me
questa idea di biancore, il pesce bianco e poi il riso bollito con solo un po', è rimasta proprio un simbolo dell'infanzia, anche della purezza dell'infanzia. Tu avevi dei cibi che ti preparava tua mamma per quando magari stavate male? Ci sono delle cose? Diciamo, c'è una zuppa, una zuppa con riso, c'è una verdura e questa cresce da sola e fuori. È buono per, diciamo, per salute. Sì, chissà che verdura è, come si chiama? Qua c'è in Italia? Sì, c'è pure, c'è. Cicoria? C'è una così a valo. Sì. Un po' ricetta? Sì. La cicoria. Sì. La cicoria, la cicoria. Questa ultima mette un po' latte. Ecco. Caldo, così bene. E ti fa bene. Bene, beh, questa te la devi insegnare. Bene, allora intanto volevo capire che ora avevamo fatto, perché dobbiamo dare un certo, però possiamo andare, ok. Tu quando vieni qua in Italia, cioè quando stavi al tuo paese, dove facevi, dove compravi il cibo? Nei negozi, perdonami la mia ignoranza, o nei supermercati, se c'erano, se ci sono? Io abitavo in campagna, quando sposata con mio figlio, sì. In capitale. Diciamo c'è prodotti e noi sempre compriamo la nostra campagna. Sì. Sempre mia madre. Ti mandava? Ma faceva spese e mandava anche carne. Diciamo. Di tutto. Ma ci sono dei mercati come quelli che ci sono qua a Roma, diciamo, cioè i mercati, quelli, non il supermercato, il mercato dove tu vai a comprare. E tu quando sei qui a Roma vai al mercato? Quale vai? Piazza Vittorio? Perché trovi tutto. Piazza Vittorio è, per chi non lo sapesse, il mercato proprio etnico. A Roma, dove chiunque voglia cucinare etnico può andare lì, trovi veramente di tutto. Poi per collezione vado, diciamo, nel mercato turco. Mercato turco? E qual è? Che lo facevi a tuo paese? No, c'è mercato qua turco, Turchia. Dove? A Roma c'è tanti. Ma c'è un mercato turco? Sì. Turco. E dove sta? Diciamo Certocella. Ma guardate, io vedi che cosa si scopre? Un mercato proprio turco. Qui diciamo delle spezie, perché ci voglio andare. Mi devi lasciare un indirizzo poi. Formaggio, l'altro. Formaggio. Allora c'è il suo tipo salame. Salame, certo. Le spezie. Spezie anche insalata sotto sale. Insalata sotto sale. Cosa non si scopre? Roma non finisce mai di stupire, come si suol dire. Per questo mi piace l'Italia, perché posso trovare tutti che tu vuoi. Ecco, vedi? Io invece pensavo che rispetto ad altri paesi, non so, penso all'Inghilterra, insomma, grandi città, Parigi, Londra, dove veramente trovi di tutto, pensavo che l'Italia fosse... Però stanno cambiando le cose, stanno cambiando. Anche appunto il fatto che siano arrivati tanti migranti, ognuno con i loro piatti, ha fatto in modo che crescesse la domanda e la richiesta per... raccontami come hai iniziato a lavorare da Pasquale, come è successo questo incontro? Sì, come io adesso abito in centro accoglienza, in centro a Stalli, e quando è arrivato il Covid, facevo, diciamo pranzo per andare a tempo bene, perché ne siamo tutti chiusi. Io stavo cucinando tutti i piatti, piatti di Siria, anche cinesi, cinesi fatto, e tante cose, i miei piatti. Ma li cucinavi per tutti. Avevo un tavolo grande, certo. C'è olio paesi, io cucinavo e loro tutti siamo come una famiglia. E facciamo così, facciamo pranzo, cena. E là in centro stanza c'è una ragazza, è il nostro capo, diciamo. Sì. E lei ha detto, c'è un signore, in questo mondo, fa Pasquale, ti mando da lui. E prima lei ha dato il mio indirizzo, come che fanno loro, dove sapere che loro fanno. Sì. E questo periodo tutti guarda che loro hanno fatto, come lavorato, imparato.
Sì, hai guardato cosa facevano loro. Sì. E poi lui ci ha guardato per un po', per un po'. Dopo e mi è piaciuto molto. E dopo sei venuta, quindi sì, si vede che ti è piaciuto Pasquale, quello che hai cucinato. Io sempre in centro a stare, sempre dico io voglio un fare lavoro per, diciamo, un ristorante, diciamo, cavolo calda. Sì. Però tutti antipasti, tutti i piatti e tutto il mondo. Di tutto il mondo. Sì. Bello. E quindi quando è arrivata là è trovata come io. Esatto. Senti, ma tu c'hai un sogno nel cassetto? Cioè, sei arrivata qui che avevi dei sogni, diciamo, avresti voluto fare delle cose. Che cosa? Prima no, quando è arrivato qua, diciamo, cucina italiana io, diciamo, non sapevo davvero. Certo. Immagino. E qua ho visto tante, ho imparato la cucina italiana, anche ho fatto corso a cucina italiana. Ah, vedi? Quindi è stato uno scambio proprio, cioè di ecco, vedi, questo è, come dire, è un assunto dei nostri incontri, il fatto che attraverso il cibo e la cucina ci si può incontrare, ci si può capire molto facilmente. In Italia c'è un detto che dice: a tavola non si litiga, è difficile litigare a tavola. Sì, sì. Ed è vero, cioè quando mi metti comunque intorno a una cucina, intorno a un tavolo, è difficile litigare. Voglio capire un'altra cosa: quanto è importante per te, perché noi, come dire, in questi anni in Europa è cresciuta una consapevolezza, diciamo, di dove stiamo andando, del fatto che stiamo anche, che bisogna mangiare in una maniera diversa, bisogna coltivare in una maniera diversa, e quindi c'è una nuova strategia europea che si chiama Green Deal, vale a dire un accordo sul verde, diciamo così, che praticamente vuole arrivare a coniugare il processo dalla forchetta, dal campo, cioè dalla forchetta, dalla fattoria alla forchetta, cioè dal cibo che viene coltivato direttamente alla tavola. Cioè si vuole dare un accento molto forte sulla sostenibilità sia del cibo che dell'ambiente in cui viene coltivato e diciamo così anche della salubrità. Nel tuo paese questo concetto dell'ambiente, della sostenibilità, è un concetto che viene, cioè che ha una sua importanza? Ci state attenti a da dove arriva il cibo? Sì, come certo, viene? Sì. Sì, certo. Perché il nostro, diciamo, in Azerbaijan non viene tante cose da un altro paese, diciamo, certo, e tutti si trova in Azerbaijan perché terra è buona, esatto, e piantiamo anche la nostra, diciamo, campagna, e tutti a casa non vanno al mercato a comprare pomodoro, cioè ma vanno a casa, cioè quasi tutti, ecco, è ancora, diciamo così, che la vostra è ancora un'agricoltura di tipo familiare. Sì, sì, sì. Cioè che ognuno, questo è molto bello, e questo è da dove noi partiamo e dove vorremmo tornare in qualche maniera, nel senso che purtroppo l'industrializzazione ha distrutto, e ha anche, i risultati sono che i cibi sono contaminati, sì, la terra è lavorata, insomma, quindi bisognerebbe riuscire a tornare a un modo più... Trovo tante mercato. Sì, poi se tu vai in campagna, voglio dire, basta che esci dalle grandi città, ed è così anche a Roma, io anche in Italia, io per esempio ho una casa in campagna a poca distanza da Roma, non esiste che compro, cioè io compro solo dai contadini, che coltivano la verdura, i formaggi, la carne, cioè bisognerebbe almeno sapere da dove arriva il cibo che mangiamo, come si suol dire. È importante per la salute, è importante anche per i nostri figli, è importante per il pianeta, perché stiamo un po', ci stiamo facendo un po' del male, come si suol dire. Voglio sapere una cosa, venendo qua in Italia adesso, in questi anni, tu diciamo ti senti
Ti senti come se fossi anche parte di questo paese o continui a sentirti, cioè la tua identità come donna è un'identità che è restata solo dell'Azerbaigian o che in qualche maniera hai preso anche nella tua identità delle parti italiane? No, non ho preso, diciamo, fidezza da me. Confidenza in te stessa. Fidarsi di se stessi, sì. Quindi questo l'hai preso e quindi ti senti anche italiana, diciamo, in qualche maniera. Hai questa doppia identità e questa doppia identità, secondo te, è una ricchezza o invece un difetto? Una ricchezza. Ma è facile, come dire, sono due identità, quella tua dell'Azerbaigian e quella italiana, che sono, è facile metterle insieme o ti è difficile? È complicato? Per me no, non è difficile. Non è difficile? Bene, meno male. Siamo contenti di questo. Senti, raccontami adesso un po' quali tu a casa vostra eravate, quanti figli eravate intanto? Quattro. Femmine o maschi? Tre femmine o maschi. Quindi una maggioranza e tutte le tue sorelle cucinano? Sì. E anche tuo fratello? Sì. Ah, vedi, molto più avanzati rispetto a noi, come si sono dire, dove ancora un po'. Da me ha avuto da mio figlio, è grande, sì. È maschio e lui piace cucinare. Lui ti piace cucinare e cucina anche, scusate che... Lui cucina i piatti italiani. Lui cucina, che cosa cucina? Quali sono i piatti italiani? Lui fa scout e là, sì. Quando va scout e là, sì. E lui è responsabile del cucina. È responsabile della cambusa, io ho fatto gli scout, sì. Gli scout e mi ricordo che c'era anche io ero responsabile della cambusa, sì. E quindi cucina cose italiane, ma le cucina anche a casa? A casa con me, quelle volte, io c'è su Instagram, mia pagina. Ah sì? E noi facciamo insieme video, cuciniamo insieme. Sì, video. Tu e tuo figlio, questo è molto bello, ma anche come tuoi figli lo fai? No, non piace. A loro non gli piace cucinare, ma vedi te, ma guarda che pensa che succede anche a me, che io ho mio figlio che ha veramente una buona mano in cucina, mia figlia mi piace poco, diciamo. Vabbè, forse perché l'abbiamo fatto tanti anni, siamo stati in cucina tanti anni e adesso abbiamo voglia di fare altre cose, forse è quello il motivo. Però secondo me anche quello invece è una tradizione da recuperare, perché il cibo non è solo schiavitù ai fornelli, il cibo è una maniera per esprimersi, per raccontare le proprie storie. A me, io vabbè, lo faccio poi di mestiere, però mi piace molto, è una cosa, non mi pesa affatto. Capisco che poi il fatto di doverlo fare tutti i giorni, insomma, diventa un po' faticoso, un po' un'altra però cosa. Però io non stanco da questo cucinare, fare. Non ti stanchi, vedi? No, a me piace cucina. Ma perché il cibo ti dà anche delle cose, non è solo che tu dai al cibo, è un rapporto che va... E poi perché devo dire che l'atto di cucinare per gli altri è veramente un regalo, io lo sento come un dono che lo faccio agli altri. Quando la gente è contenta ti dà una grande soddisfazione, sei proprio felice, questa è una delle cose importanti. E proprio perché la gente è felice se mangia cose buone, secondo me, che è facile che si dimenticano i contrasti tra culture, no? È facile riuscire a integrarsi. Adesso io volevo fare, raccontare brevemente, per quanto mi riguarda, una mia esperienza proprio di contaminazione, diciamo, e ibridazione di cibo. Io anni fa sono stata invitata in Marocco ad un festival che si chiamava il Festival della Diplomazia Culinaire, cioè della diplomazia culinaria, che era un festival organizzato da un maestro sufi, sai, sufi la religione, diciamo, maestro sufi che aveva pensato di
trovare un modo, lui pensava soprattutto all'area del Mediterraneo, di, come dire, di placare i conflitti delle varie aree del Mediterraneo, quindi gli arabi, gli europei, eccetera, eccetera, attraverso una cucina. E quindi aveva messo insieme cuochi di tutti i paesi del Mediterraneo, un cuoco francese, un cuoco spagnolo, un cuoco marocchino, un cuoco tunisino, un cuoco di Israele, un cuoco turco, insomma, vari cuochi, e li aveva messi a cucinare tutti insieme, a due, gruppi di due. Io, per esempio, cucinavo con una donna marocchina, e la cosa interessante è stata, a parte il piacere appunto di incontrarsi a tavola, io avevo una brigata tutta di ragazzi marocchini fantastici, tra l'altro, bravissimi, ma poi la scommessa è stata che io dovevo fare, perché io poi ho detto, io ero l'unica chef che non era una chef di ristorante, ma era una chef di casa, io ho una scuola di cucina, ma è diverso, diciamo. E quindi avevo detto, guardate, io faccio la cucina di casa, non faccio la cucina del ristorante. E loro mi hanno detto, va benissimo, cosa vuoi fare? E io avevo proposto la parmigiana di melanzane, non so se tu la conosci, le lasagne con pesto e non mi ricordo più assolutamente che dolce, ma insomma c'era un dolce. Comunque, la scommessa è stata che io sono arrivata in Marocco ed era molto difficile trovare gli ingredienti italiani, no? Quindi sono riuscita a trovare le lasagne, ma insomma poi parte le abbiamo fatte e parte. Però per esempio i pinoli non si riuscivano a trovarli e quindi ho detto, è stata una sfida perché mi sono detta, vabbè, vediamo di fare un pesto, io non c'era neanche il basilico. Quindi io ho detto, vabbè, proviamo a fare un pesto fatto con la menta, perché invece di menta ce n'è tantissima, e come mandorle. Ho tritato tutto insieme e devo dire che è venuto buonissimo. Lo stesso per la parmigiana di melanzana che ho fatto con la menta invece che con... Quindi questa, perché c'è tanta gente che è molto rigida e quindi gli italiani molto spesso sono rigidi, puristi. Questo si fa così, quest'altro si fa così, non c'è altro modo di farlo. Invece il bello è proprio riuscire a trovare, ad adattarsi, perché come ripeto, la nostra cucina poi quella italiana, ma un po' quella di tutti i popoli, tu mi stai raccontando una cucina che io vedo che ha moltissime influenze arabe, sì, persiane, per l'appunto, sì, sì, Iraq, Iran, e quindi voglio dire, per forza, perché probabilmente stavi in una zona un po' di confine, sì, sì, vicina, e quindi ci sono, sì, stati degli incroci, ed è così per tutto, ed è quella la ricchezza della cucina poi. Quindi devo dire che la mia sia stata un'esperienza bellissima e veramente mi sono resa conto che era possibile, ecco qui ci stanno portando il piatto che forse, se vive viva, è pronto. Gorma, apri. E voilà, guarda che meraviglia, che meraviglia. Adesso, beh, è molto caldo, però io non vedo l'ora di assaggiarlo, come si suol dire. Bellissimo, anche un bel aspetto. Anche questo un po' mi ricorda dei piatti marocchini. La tagine, quella che viene, ecco, ce l'ho qui, la tagine, dietro al pandoro c'è. Sì, sì, sì. Ecco, quella viene, è questo concetto qua, la frutta secca, la, sì, carne, sì, viene cotta. Anche noi facciamo... Esatto, esatto, esatto. Beh, ma bellissima. Adesso assaggiamo sicuramente. Allora, Pasquale, vieni qua, perché vogliamo anche te, come si suol dire. Guarda, non è che prenderesti nel primo cassetto, ci sono delle forchette. Allora, qua, voi mangiate tutti dallo stesso piatto o invece ognuno la sua? No, questa è una... Eccoci qua. Vieni, vieni, vieni qui. Adesso diamo un po', ecco, anche alla nostra aiutante magica che sta dietro le quinte, ma che c'è e che è indispensabile e che quindi giustamente reclama la sua parte.
non trovo la ciccia che sta sotto, aspetta, ecco, tanto così. Noi possiamo mangiare direttamente da qua, senti, no? Ma questo è per voi, per voi. Ah, per noi? Certo. Ah, no, io pensavo... No, no, no. E tu non perché? Mangi, non assaggi? Provo che c'è un cambio. Eccoci qua. È messo dorma. Dorma. Bene. Siamo qua vicino. Tu questo piatto l'avrai già mangiato, immagino. Perché... Sì, sì, sì. E lui conosciuto me con questo piatto. Appunto, è stato il piatto di presentazione. Basta? Ok. Allora, signori, cosa vi devo dire? So che in questo momento ci invidiate moltissimo. Fate bene a invidiarci, è buonissimo. Molto particolare, tra l'altro. Molto... speziato, si sente la curcuma, si sentono, mamma mia quanto scotta, si sentono veramente tanti sapori diversi, tanti. Anche cioè, dolce. Sì, c'è il dolce, c'è però c'è anche il salato, c'è la cipolla, c'è un sacco di profumi, come si suol dire, un cibo con tanti profumi, che poi sono importanti i profumi. Immagino che quando sei arrivata qua in Italia, i profumi del cibo erano molto diversi da quelli. Quali sono i profumi del cibo tuoi, del tuo paese? Zafferano. Sempre il zafferano. Zafferano proprio... Sì, diciamo il riso, noi facciamo il riso tanto. Più c'è il riso, facciamo piatti con riso, più d'aceto, più c'è per tipo. E usiamo tanto, facciamo tante. Quindi... Certo. Tutti con zafferano. Ma senti, ascolta, ma perché, scusate, perché anche noi facciamo riso, ma in una maniera... Risotto. Esatto. Il risotto, tu l'hai scoperto venendo qua, immagino. Sì, sì, sì. E ti piace? Sì, questo ha imparato mio figlio. Ah. Sì. Con funghi, con... con lo zafferano? Sì, con vino bianco. Ah. E lui fatto ha imparato bene. È perché se ti piace il riso venendo dal paese è una maniera nuova di... Voi utilizzate soprattutto il pilaf, giusto? Mm-hmm. Il riso pilaf, sì. Qualcosa di diverso. Il riso basmati. Il basmati, sì, sì. Se lo fate, sì, sì. Certo. Senti. Ci sono delle domande. Ci sono delle domande. Allora, adesso dove sono queste domande che io... Allora, qualcuno chiede che cos'è un maestro sufi. Allora, il sufismo è una ramo, diciamo così, dell'islamismo, dell'islam, ma è un ramo molto bello, anche questo, cioè bisogna stare attenti sempre a dare delle definizioni molto spesso, no? Cioè l'islam viene su da noi molto... insomma, ci sono dei discorsi che voi lo sapete di discriminazione. Il sufismo, al contrario, è una religione, una dottrina inclusiva. Quindi quello che richiede è proprio un incontro tra diverse religioni e diverse culture. Questo maestro sufi che vive in Marocco fa spesso proprio questi incontri di tutti i tipi, anche attraverso l'arte, attraverso la musica, è quello che si è inventato il Festival di Musica Sacra di Fez, per capirsi. E quindi ha proprio questa idea di fare integrazione attraverso la musica, l'arte e il cibo. E quindi ha pensato di fare questa manifestazione. C'è una domanda per te. allora, chiedono qual è il nome della verdura che tua madre ti faceva quando eri malata. Dillo in come si chiama la... quella con la zuppa del latte riso. Tu dirlo nella lingua tua e io poi dico come si chiama in Azerbaijan. E anche il mio nome è difficile ricordare. Questo è diciamo una cosa, non vedo una fuori, sempre è selvatica, diciamo campagna, è fuori la...
Venite, veniamo più in qua, ecco. Guardate, io l'ho individuata da quella che mi racconta lei come la cicoria quella di campo, diciamo, è quella. Adesso il nome azerbaigiano me lo sarei dimenticato, a pure stare qua si dimentica, però dovrebbe essere quella. Altre domande? Sì, il nome del maestro Sufi della diplomatie culinaire. Si chiama Fawzi Skari. Fawzi Skari, scritto Fawzi con la Z, e poi Skari S K, mi sembra H A R I, Skari. Fa seminari, insomma, è un gran personaggio. Ho avuto quest'idea meravigliosa. Ci sono stati tanti incontri nell'ambito, sono stati 3 giorni pieni di incontri. C'è un'altra domanda: dove si trova l'insalata sotto sale a Roma? Diciamo si trova a Roma, siccome è fatta questa insalata, ce la puoi descrivere? Io posso dire anche cosa che fare a casa? Sì, no, se puoi dirci come si può fare anche a casa, come si fa? Allora, si trova al mercato turco. Però facile fare a casa. Ma come si fa? Cavolo cappuccio. Prendete cavolo cappuccio, tagliate come volete, piccolo o grande. Piacere. Dopo mettete per una cavolo cappuccio un cucchiaio grande sale. Mettete un parco per 30 minuti. Esce la sua acqua. Carote. E pomodoro verde. E prezzemolo. Aggiungete insieme tutti. Poi pepe nero. E aceto. Sì. E poi mettete una che barra aceto. Che tipo di aceto? E qual è? Sono aceto di vino. Bianco o rosso? Bianco. Ok. Poi dopo mettete barattolo. Sì, mi si mettono in un barattolo. Sì. E quando mettete acqua. Si mette acqua, sì. Poi mettete una posta, non freddo, non caldo, non c'è sole. Ok, non allo scuro, diciamo, il posto buio, e lo si tiene lì per un po'. Dopo, ma lo devi, allora, devi far bollire il barattolo? No, basta metterlo così, chiudi. Sì, dopo sempre acqua sopra. Ci deve essere sempre coperto d'acqua. Coperto d'acqua, dopo 2 settimane e poi... È pronto. E poi si mangia come? Così, come... Con un piatto, diciamo... accompagnato, non so, con riso. Con riso. Con riso. Non mi è mai capitato di mangiarlo in Turchia, devo dire. Questa è una cosa nuova che non avevo mai sentito. Buono, quindi lo faremo. Qualche altra domanda, qualche altra curiosità in giro? Allora, mentre aspettiamo le domande, io volevo fare solo una comunicazione. Tutte e tre ieri abbiamo fatto i tamponi, perché altrimenti non sarebbe stato possibile anche fare questa trasmissione. Sì. Per cui io e Di Ruba per il ristorante lo facciamo... in maniera abbastanza frequente, e la Stefania l'ha fatto ieri, ecco il perché ci trovate così senza vicini, mascherine. Perché altrimenti diventava una cosa un po' più fredda, anche poter assaggiare, fare, mangiare in diretta, potete capire che diventava un problema, insomma. Quindi ecco, da questo punto di vista oggi almeno non abbiamo nessun tipo di ecco, anzi vi raccomandiamo, non è che noi l'abbiamo fatto così per leggerezza, vi raccomandiamo di portarle sempre queste benedette. Perché purtroppo mascherine. Il monitor è questo, lo spazio era questo, però abbiamo attivato tutte le procedure di sicurezza della giornata di ieri. Esatto. Questo volevamo dire, qualche altra domanda? La ricetta di quando era bambina di latte e riso, anche come quella è il nome nella sua lingua originale. Come si chiamava questo piatto che ti faceva tua mamma quando eri piccola, con latte e riso? Di sopu. E come si fa? Acqua, bollendo.
Sì. Mette riso risotto, no, di basmati. Non basmati, ma il riso per risotto. Sì, risotto. Quando il riso è pronto, metti questo, come si chiama questa verde? Sedano? No. Ma cicoria? Cicoria piccolo piccolo tagliato. Pezzettini. Se, dopo mettete dentro, e quando, dopo diciamo 10 minuti. Sì. Un bicchiere d'acqua, un bicchiere di latte, un bicchiere di latte, un po' pepe nero e sale e basta, un po' olio e lo fa, è un po' d'oro e deve cuocere un po', sì, sì, di modo che la cicoria cuocia, sì, sì, ma non è troppo amaro, no? Sì, è un po' amaro, non lo so, amaro però per, diciamo, fa bene. Quindi se vi doveste ammalare, chissà che non vada bene anche per il Covid. Possiamo. Allora, senti, invece, Pasquale, ti volevo chiedere quali fossero state le tue esperienze più curiose, diciamo, in cucina con cibi che non conoscevi. Quali sono i cibi che avrai incontrati tanti nel tuo lavoro? Quali sono per i più curiosi? Ma diciamo che le cose che più importanti che sono saltate all'occhio sono le modalità di preparazione degli ingredienti, quindi a partire dal taglio, a partire dalle marinature che sono un pochino diverse, soprattutto quando si fa la marinatura delle carni d'agnello, loro hanno in maniera molto diversa, diciamo, di sciacquarla, di lavarla, di tenerla in marinatura. Anche il taglio è diverso. Chiaramente un aspetto per me che è stato molto importante è quello della scelta della carne, perché ad esempio molti, la maggior parte di ragazzi sono musulmani e quindi, per tradizioni vogliono la carne halal, certo, che è una carne che viene tagliata in maniera particolare. Questo è stato poi alla fine un compromesso che abbiamo trovato, perché chiaramente loro pretendono che il taglio della carne sia fatto secondo la cultura musulmana, cosa che ovviamente in Italia questo non è possibile, e quindi lì abbiamo trovato dei compromessi, quindi, però fa parte di questo percorso che anche i ragazzi, certo, devono fare per lavorare in Italia. Diciamo l'unica deroga che è concessa e che ho mantenuto e rispettato è quello dell'assaggio dei piatti fatti con il maiale. Nel senso che chi mangia maiale, i ragazzi che provengono dalla religione non musulmana lo assaggiano tranquillamente, però siccome alcuni ragazzi chiaramente per lavorare in un ristorante devono comunque un minimo imparare le ricette di qualcun altro, perché se questo ragazzo ha un problema, chi fa quel piatto? Per cui loro cucinano quel piatto, sanno la ricetta ma non l'assaggiano, e l'assaggio io, diciamo. Questo è l'unica deroga. C'è bocca. Esatto, questo è la deroga che abbiamo. C'è una domanda per te, concesso. Mi sembra di capire. Sì, se la domanda è questa, se integrano anche concetti tipo vegano, vegetariano, raw food, eccetera, e se questa è parte, diciamo, della ristorazione. Allora, chiaramente noi, i ragazzi migranti che lavorano da noi provengono dai flussi migratori principali, quindi Africa subsahariana, Medio Oriente e paesi di guerra come insomma Iraq, Afghanistan, e qualcuno che proviene dal Kashmir in particolare è uno dei tre contrattualizzati nell'azienda, un ottimo chef pakistano. Io ho scoperto con piacere che le verdure, i legumi fanno molto parte di queste cucine. Benissimo. Per cui ad esempio le lenticchie è un ingrediente comune alla cultura africana piuttosto che alla cultura pakistana, ad esempio. E per cui, no, tant'è che il nostro ristorante il 50%, il 60% dei piatti sono vegetariani, perché poi usano molte verdure, ad esempio l'okra, che la nostra cucina è utilizzata pochissima, abbiamo molti piatti a base di okra, compresa anche di ruba, diciamo, fa un piatto a base di okra. Quindi okra ce la vedete da voi? E quella verdura piccolina? Quella verde? Sì, quella verde. Per cui da questo punto di vista i vegani e i vegetariani trovano moltissimi piatti nel nostro ristorante, anche Medio Oriente, tra le foglie di vite, i ceci, l'hummus, certo, falafel,
ce n'è tantissima. Diciamo che la cucina che mi ha stupito è in parte quella africana, perché noi in Italia di Africa conosciamo sambuse e zighini, forse. Non conosciamo, in Italia non conosciamo, appunto. Esatto. Già il fatto che diciamo in realtà il piatto più bizzarro che ho trovato, che mi ha fatto disperare, è stata la primissimo periodo, è un antipasto nigeriano che si chiama il Moi Moi. E io ho visto questo ragazzo che mi ha fatto mettere la sera prima 2 chili di fagiolini bianchi, quelli piccoli, con il fagiolino nero, e me li ha fatti mettere a mollo, quindi fino qui va benissimo. Il giorno dopo, appena è arrivato, praticamente si è messo in cucina e si è sbucciati uno a uno. Ci ha messo 3 ore per sbucciare 2 chili di fagioli bianchi. Quindi questi fagioli bianchi sono stati decorticati a crudo completamente a mano, dopodiché sono stati frullati, sono stati impastati con alici e sardine, sono stati messi in delle formine con dell'uovo sotto tagliato a metà dentro e cotto a bagnomaria. C'è un piatto la cui elaborazione è di ore, ore e ore, ma soprattutto 3 ore. Vedere questo ragazzo 3 ore sbucciare i fagioli, mi sono messo le mani nei capelli e ho detto: ma chi me l'ha fatto fare? E in realtà il Moi Moi è un piatto straordinario, ricco di sapori, per cui è uno di quei piatti che a me, quando poi l'ho assaggiato, ho detto: ne valsa la pena. E ci sono molti piatti africani che hanno un sapore particolare. Sì. Anche il meat pie, che è una sorta di sambusa, ma fatta a forno, tutto fatto a mano, anche lì è molto, molto elaborato. Si chiama meat pie in inglese. La meat pie. Sì. Diciamo che, ecco, la cucina africana è molto ricca. Anche Roland, un ragazzo del Camerun, fa un piatto con i semi di zucca meraviglioso. Viene fuori una crema che è fantastica. Quindi anche per me sono stati sapori molto interessanti e molto nuovi. E noi chiaramente siamo sempre aperti, anche oggi, io dico sempre che questo mondo è un cantiere aperto, nel senso che non c'è una chiusura del progetto. Quando dai centri di accoglienza arrivano pochi nuovi, mi chiamano e noi li proviamo, vediamo quali piatti sanno fare, mano a mano vengono inseriti nel processo di lavoro, perché poi oltre il ristorante, oltre diciamo al catering, abbiamo i contratti anche con tutte le principali aziende che fanno delivery, da Giastinta, Globo, Birizzi, quindi tutti i loro piatti, e sono piatti sui quali loro ci vivono, vengono anche venduti online attraverso queste piattaforme. Bellissimo. Diciamo, in questo periodo anche noi, come Pasquale la sera con la macchina va a fare le consegne, e loro stanno al ristorante, quindi loro stanno al ristorante seduti, preparano, io con la macchina in giro a consegnare i loro piatti. Senti una cosa, volevo parlare di un'ultima domanda, è solo per l'ocra, visto che l'argomento è ocra. Come si chiama l'ocra nella lingua originale, la tua lingua, della tua etnia? Io credo che l'ocra. Ocra. Bamia? Bamia. Bamia. Senti, no, volevo parlare un attimo, perché poi alla fine, cioè, questo seminario anche molto l'accento su diciamo le questioni non solo identitarie ma anche di genere, quindi volevo parlare un attimo di donne, perché sentendo te che dicevi che tuo padre faceva lo chef e tua madre cucinava a casa, esattamente questo è quello che succede più o meno nel mondo, cioè che i chef di ristoranti sono uomini mentre chi cucina nelle case sono donne. Adesso la cosa sta un po' cambiando, va bene, e quindi si sta aprendo, però c'è stato qua in Italia tutta una discussione che è andata avanti praticamente per mesi sul fatto che le donne nelle cucine dei ristoranti non vanno bene, diciamo, no? Perché non sanno cucinare, perché non hanno una resistenza, perché non hanno lo stesso tipo. Allora, sentiamo. Tu che ne dici? Tu hai sia uomini che donne in cucina. Io ho sia uomini che donne. Diciamo che in questo momento chiaramente io sono un po' condizionato dal fatto che la nostra azienda adesso ha assunto tutti i richiedenti asilo. Ovviamente la difficoltà della lingua viene superata solo e soltanto se si è a contatto col pubblico. Quindi ad esempio di Ruba,
che è un'ottima cuoca, e il fine settimana lei si chiude in cucina per mandare avanti la cucina e la brigata fatta di due uomini, cioè il sabato sera lei è leader di due uomini, del senegalese e del pakistano. Brava! Però in questo periodo, durante la settimana, lei è in sala perché deve formarsi, imparare a avere il rapporto col pubblico, certo, e imparare anche la lingua, perché molto spesso per loro questa difficoltà di comunicare li rende più timidi, li crea più difficoltà, e quindi anche per una questione di autostima devono sentirsi una crescita lenta e graduale. Il nostro progetto è iniziato 3 anni fa, contiamo di concluderlo entro 2 anni, anzi poi appena abbiamo concluso, prima di chiudere vorrei fare un appello insomma a chi ci ha seguito. E, per cui diciamo perché, loro... scusami, permettimi, perché lo chiudi? Perché questo è un progetto. Allora, perché per, no, perché noi il progetto con loro, che adesso in questo momento hanno un contratto con l'azienda, il progetto prevede la costituzione di una SRL composta direttamente da loro, e la gestione dell'azienda a questo mondo vorrei che la gestissero in proprio come imprenditore loro stessi, quindi non più io mettermi un pochino da parte, sì, chiaramente sempre dietro come supporto, certo, ma io il lavoro che stiamo facendo è per portarvi all'autonomia professionale. Infatti in questo periodo, no, ne approfitto, noi abbiamo aderito al Giving Tuesday per far votare un progetto che abbiamo presentato alla Fondazione Romagnola, dove potrà arrivare a 3.000 voti, e abbiamo daranno un compenso a loro nel caso che riusciamo a arrivare a questo 3.000 voti, perché l'obiettivo è quello di costituire un SRL, perché loro sono in grado e devono dimostrare di potercela fare da solo, certo, e di poter avere un'impresa autonoma, non più legata in questo momento a me, ma comunque un italiano. Certo, giustissimo. Questo è l'obiettivo finale. Che... quindi chiuso in questo senso, certo, cioè arrivare a una società fatta da loro, mm-hmm, in piena autonomia, e poi, certo, seguire le strategie, diciamo, del... Bene, ragazzi, io a questo punto vorrei salutare, perché si è fatto una certa, come si suol dire, si è fatto tardi, e quindi vorremmo ringraziare, grazie, i nostri due fantastici ospiti, ringraziare Alessandra, che voi non avete visto, ma si è agitata come uno scoiattolino dietro le quinte. Vogliamo dare qualche riferimento anche, sì, del posto? Sì, scusate. Allora, diamo i riferimenti. Lei è di Ruba, io sono Pasquale, abbiamo un ristorante a Roma, Gusta Mondo, nella zona Valle Aurelia. E in questo momento siamo aperti ovviamente soltanto la sera e il fine settimana a pranzo. E vi invito a votare il nostro progetto, quindi potete andare sul sito internet www.gustamondo.it o nella nostra pagina Facebook, dove potete attingere tutte le informazioni. Ci sono i contatti miei personali diretti, quindi per qualsiasi cosa, insomma, perfetto, è un progetto bellissimo, per cui vi invito veramente a... Per chi è curioso, venerdì, quindi domani alle 13.30, TG2 Hit Parade manderà in onda il primo dei 7 servizi che ha girato all'interno del nostro ristorante. Quindi domani ci sarò io a spiegare il progetto, e Di Ruba ci sarà alla trasmissione successiva. Ok, perfetto. Di Ruba, grazie mille, e spero di rincontrarti ancora quando finalmente si potrà cucinare, avere gente. Voglio assolutamente fare con te una cena dell'Azerbaijan. E ci vedremo anche al ristorante. E ci vedremo anche al ristorante, e andate al ristorante, perché posso assicurarvi, io ci sono stata, che non è solo un bel progetto, ma si mangia molto bene. Va bene? Grazie a tutti, alla prossima. Ciao, grazie. Arrivederci.